Salve amici, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi siamo con il terzo e penultimo speciale. Oggi cosa farò? Oggi cosa vi farò vedere? Oggi vi farò vedere una mia nuova postazione dove tengo le cose. Allora, innanzitutto giriamo la lamparina, perché è messa in questa illuminazione per farvi vedere la squadra del football Frontier vecchia, ovvero con Marco e i suoi compagni. Ora ci giriamo anche noi, un minuto che poso questa sedia. Ok, perfetto. Ecco qua la mia postazione. Allora, non si vede benissimo perché la telecamera però è sfocata. Ok. Allora, innanzitutto possiamo vedere che c'è una pila di Scottex. Poi qua ci sono dei miei libri, se vi faccio vedere senza fare ombra. Fogli, poi qui c'è un'enciclopedia. Enciclopedia, altri fogli che sono per la dati della stampante. Poi qui enciclopedia, poi qua abbiamo delle mie carpette di scuola. Dragon Ball. Oh madonna, sono cadute tutte cose. Ah, c'è anche un libro degli adesivi che ci giocavo da piccolo. E qui c'è un altro album. Qui c'è un'altra carpetta che usavo, che però non per scuola, per metterci i miei disegni e varie cose. Qui un'altra carpetta, poi qui un'altra carpetta. Carpetta, scusa i miei errori. Qui invece cosa c'è? Qui c'è il mio telefono che non c'entra niente. Qua c'è un sacchettino, qui c'è lo slime e qui ci sono fogli con giornali. Qua c'è tantissime cose. Ah, scusate per prima che ce l'ha messo lo zoom. Comunque questa è la cosa che avete visto prima. Aspetta che levo l'ombra. Comunque qui ci sono varie cose. Qui c'è una cassettina con dentro dei fogli da appunti. Qua ci sono vari giocattoli, giochini, cose varie. Qui ci sono fermagli, una sbillatrice, dei tappi, giocattoli che avevo da piccolo, una collezione di tappi, Yu-Gi-Oh! Carte che ho comprato per Yu-Gi-Oh! Qui c'è una scatolina della Coca-Cola dove ci tengo le figurine dei panini. Poi qua c'è una tazzina con delle caramelle, Big Bubble, disinfettante. Poi qua abbiamo le carte di Pokémon. Poi questo qui è un portapenne. Si vede? Sì. E qui abbiamo sempre un portadischi, qui dalle Tic Tac. E invece lì dietro abbiamo sempre un portapenne. Questo è quello che c'era qui. Invece lì sotto abbiamo uno zainetto, dei giochi da tavolo, Monopoli, scacchi, poi abbiamo anche tantissimi giochi senza tipi di giochi, e poi lì c'è una scatola con cui ci sono varie cose, e lì sempre una collezione di Yu-Gi-Oh! E qui c'è un altro gioco da tavolo che sarebbe la tombola. Qua lo Scottex, se mette a fuoco, grazie telecamera. Invece qua non si vede perché c'è l'ombra, un minuto forse ci dia. Ok, lì ci sono dei portacolori di me di scuola, vabbè. Comunque stoppo la registrazione perché devo mettere la luce per farvi vedere qui la libreria dove ci sono le mie vecchie cose. Allora, vecchio metodo, usiamo la luce del telefono. Allora, qui ci sono delle agendine, un blocco notes, quaderni vecchi di me che andavo alle medie, che ora sto andando al liceo. Poi qui abbiamo altri quaderni, qui c'è una valigetta di plastica. Qui non c'è niente assoluto, invece qui dentro, un minuto, invece qui dentro ci sono varie cose mie vecchie. Mette a fuoco, grazie. E qui la stessa cosa, solo che qui più di nato. Cose per la scuola, insomma, non ci sono proprio cose interessanti. L'unica cosa che mi piace di questo cassetto sono il portatore dei gormiti che c'ho da piccolo,
E poi anche le carte e il portacolori, quello lì con il teschio, bellissimo. Ok, amici, questo speciale, terzo speciale, penultimo speciale è finito. Ah, vi ricordo una cosa, che questo sabato pomeriggio, domani, che faccio vedere il mio panorama bellissimo del mio palazzo. Questo sabato pomeriggio e domenica non usciranno video, neanche lunedì, per questione che è estate, voglio divertirmi. Comunque, mentre sarò via, cioè mentre sarò via da YouTube, pre-registrerò i video su Inazuma Eleven Go Lucio. Quindi aspettatevi dei video su Inazuma Eleven Go Lucio. Non lamentatevi, che martedì uscirà tutto. Usciranno sia il primo, il secondo, il terzo episodio, che dovevano uscire domani, non domani pomeriggio, vabbè, oggi pomeriggio, domani e lunedì. E martedì aspettatevi anche il quarto episodio della mia nuova serie. Detto questo, io vi saluto e vi auguro un buon weekend. I only call you when it's